Ecco, questa è una bellissima diapositiva che devo al professor Motta, è una foto al microscopio elettronico con colori artificiali. Ecco, queste cellule che vedete qui sono le cellule della salpinge, cioè dell'ovidotto, e questo è l'uovo di una donna, enormemente ingrandito, perché le dimensioni sono sempre dell'ordine di micron. Un altro dei grandissimi problemi, se volete, da una parte, misteri dall'altra, è lo sviluppo della vita. Prima di parlare di trasformazione della vita, che è la teoria dell'evoluzione, cerchiamo di capire come faccia la vita a formarsi. Come fa una cellula uovo, che è grande molto meno della capocchia di uno spillo, nel giro di 40 settimane, poco più, poco meno, a dare origine a qualche cosa che pesa 3-4 kg, è lungo 40-50 centimetri e ha testa, torace, addome, gambe, arti. Sì, lo so, ci sono anche i difetti di fabbricazione, certamente. Però la norma, l'uovo è istruito per fare una struttura che è assolutamente non inclusa, imprevedibile, cioè quando io vedo l'uovo non vedo niente del bambino, però dentro ci sono le istruzioni perché nel giro di pochissimo tempo da una cellula si passi a 200 tipi cellulari, perché la cellula del cervello è totalmente diversa dalla cellula del muscolo, eppure ha lo stesso DNA. Il cuore è una struttura assolutamente unica, non ha niente a che vedere con le unghie, però ha lo stesso DNA. Però da una parte si formano le unghie, dall'altra si formano quattro cavità. Perché quattro e non due? Perché quattro e non tre? Perché quattro e non cinque? Perché ci sono delle regole nello sviluppo. E queste regole come sono nate? La materia può darsi delle regole da sola? Da dove saltano fuori queste regole per cui l'uovo comincia a dividersi, diapositiva successiva? Questo è lo stadio a 8 cellule, ciascuno di noi è passato da questo stadio. C'è Wolpert, che è uno dei più grandi embriologi viventi, che dice: la grande avventura della vita non è superare il matrimonio, è superare la gastrulazione. La gastrulazione è la fase successiva alla morula, cioè dopo un po'. Beh, questo intanto è uno stadio interessantissimo perché qui a 8 cellule è lo stadio in cui si fa eventualmente la biopsia per fare la diagnosi preimpianto, si fa a questo livello, si pizzica una cellula e la si esamina al microscopio. Se è compatibile con i nostri canoni della vita ha diritto a vivere, altrimenti no, è un rifiuto. Bene, ma qualche giorno dopo siamo morula, dunque dopo 12 ore dalla fecondazione siamo a 2 cellule, dopo 24, 4 cellule, 8. Qui siamo a 2 giorni di vita, tre. Poi verso il quinto, sesto giorno avviene la gastrulazione, cioè cominciamo a passare da una simmetria sferica, perché l'uovo è una sfera, ad una simmetria bilaterale. Questo è un grandissimo mistero. Come faccia un oggetto che è sferico a un certo punto ad allungarsi per formare un asse cefalo-caudale con una parte destra, una parte sinistra, una parte dorsale, una parte ventrale. Qui ci sono indiscutibilmente delle regole precise che lo sviluppo dell'embrione deve applicare in modo sistematico secondo la scansione temporale prestabilita.